Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi video haul. Sono stata da Tiger, e ragazzi, la collezione di aprile è qualcosa di favoloso. Comunque, fortunatamente è uscito il sole, il raffreddore mi sta passando e quindi era giusto spendere un po' di soldi per tirarmi su di morale, infatti ha funzionato. Però andiamo subito a vedere che cosa ho comprato. Innanzitutto la borsa. Cosa non è questa borsa? È stupenda. Qua ci sono gli arcobaleni e dietro è rosa con un sole. Allora, iniziamo subito, vi farei vedere il Deplian. Qua giusto una sbirciata veloce che fa vedere cosa potete trovare. Tutte molte cose arcobalenose, se si può dire. Poi c'è questo che dopo vi farò vedere. Poi qua ci sono un po' di cose da mangiare, dolci. Qua ci sono varie cose, tipo questa tazza termica, la borraccia. Ci sono un sacco di cose stupende. Occhiali. Qua ci sono i giocattoli, gli slime. Poi c'era anche questa cassettina che non ho preso, però ero molto tentata, magari la prossima volta. Ci sono perline, cose così. Queste. E questo è il prossimo appuntamento maggio, ma l'ombrello non va bene perché non deve piovere. Vabbè, detto questo, io sono stata al Tiger di Brescia, dell'Elnos precisamente, perché mi trovo lì di passaggio, che ho anche preso qualcosa da Primark, che dopo vi farò vedere, e ho trovato tutto quello che volevo prendere, che ho visto dal video di Nika. Se non la seguite, seguitela, perché è veramente una donna simpaticissima. Quindi, partiamo subito. Ho preso questo, che è un ombrello, porta cose, ma la particolarità è questa, che il manico è un abiro. Allora, qua l'avevo già provata io, scrive in un blu chiaro, però è stupenda, perché poi qua voi ci potete mettere tutto quello che volete e poi questo si riaggancia e è bellissimo. Poi ho preso questo quadernetto, che a parte che mi piaceva la fantasia, però cioè è un quadernetto normalissimo, ma all'interno è fatto così ed è una cosa molto particolare. Secondo me è tutto fatto così all'interno, così anche dietro, e quindi dovevo assolutamente prenderlo. Tra l'altro profuma un sacco, io sono fissata con il profumo dei libri e tutto ciò che è cartaceo, e questo, ragazze, è buonissimo. Poi ho preso questo, che è una bustina con all'interno dei post-it bellissimi. Qua c'è il foglio grande, qua ci sono quelli piccolini, fatto così, e poi si richiude con, fatto sempre con gli arcobaleni, appunto. Poi ho trovato un sacco di stickers, ma proprio un sacco. Allora, ho preso questi, che se non sbaglio sono della collezione degli unicorni, perché
Non so cosa possano c'entrare, però li ho trovati. Cosa fai? Non li prendi? Ovvio che li prendi. Questi qua però sono di carta. Non sono trasparenti, però cioè, sono qualcosa di bellissimo. Poi, questo, con appunto summer, estate. C'è i costumi, i pappagalli, l'ananas, langure, gelati. Questi qua invece sono lucidi. Bellissimi. Ah, gli stickers, vediamo se mi ricordo i prezzi. Gli stickers 1 euro tutti, come sempre. Questo qui 2 euro. Poi controllo sullo scontrino. L'ombrellino 2 euro. E questo 2 o 3, devo controllare, non mi ricordo. Dovrei anche avere qua a portata di mano lo scontrino. Esatto, allora. Block Not dovrebbe essere quello, sì, 2 euro. Sì, perché non c'è. Esatto, 2 euro. Poi ho preso questo con i gelatini, i ghiacciolini. Poi c'è il fenicottero, bellissimo. Sempre con questi dettagli che sbrilluccicano. Poi ho preso questo con tutti i fenicotteri. Bellissimo anche questo. Poi questo, cioè, guardate. Quanto sono carini questi animaletti fatti con i palloncini. E poi infine questo, che questi su sfondo nero, io mi sono innamorata proprio, sono stupendi. Questo e questo fatto così, sempre con cibo, pizza, cose buone da mangiare, insomma. E questi sono tutti gli stickers. Poi, infine, ho preso questo, che è uno scrapbook kit. Ovvero, all'interno ci sono dei materiali con cui voi potete creare un vostro libricino dove scrivere, fare quello che volete. E allora, ci sono due colori, diciamo, due colorazioni. Uno fatto così, poi adesso andiamo a aprirli per vedere come sono all'interno. E poi ovviamente non è che potevo lasciarli lì uno, quindi l'ho preso in entrambe le colorazioni, ovvero come ve l'ho fatto vedere, e in questo rosa a pois bianchi. Adesso li apriamo tutte e due perché sono curiosa di sapere se le cose dentro sono uguali per tutte e due, così lo scopriamo. Io non ho preso le forbici, però qua vediamo se ce la faccio. Ok, allora togliamo queste cose. L'interno si presenta così. Wow. Allora, ci sono queste bustine, tutte così, tutte colorate. Sono adesive. Poi trovate questi paper tape, credo che siano di carta, sì. In questo caso uno dorato e c'è su anche parecchio. E uno a pois bianco con i pois neri. Poi trovate, qua c'è una taschina all'interno con un fogliettino. Infatti, vedete, la copertina è dello stesso colore, della stessa fantasia di questo. Oddio. C'è il libro, appunto, con dentro le pagine fatte così, che sono stupende, mi piacciono tantissimo. Dietro è normale. Poi ci sono dentro degli stickers, così, con la nuvoletta, le freccine. Poi qua ci sono delle cornicette dove potete mettere all'interno una foto, intorno la cornicetta con il cuore, i baci, l'arcobaleno. E poi
fatti così. E poi ci sono, wow, della carta colorata, cioè questa a qua, questa con i cuoricini rossi, questa fatta così, questa e questa fatta così. Tutto questo set viene 5 euro, cioè che secondo me è un prezzo fantastico per quello che si può trovare all'interno, dato che è tantissima roba. Andiamo a vedere se anche nell'altro ci sono le stesse cose uguali o se cambia la fantasia, a parte ovviamente quella del quaderno, che sarà, ce la posso fare, sarà appunto di questo colore. No, comunque io veramente sono rimasta stupefatta da questa collezione, bellissima. Poi ci sono anche un sacco di altre cose, la gomma a forma di arcobaleno, c'erano anche delle matite che purtroppo non ne ho preso perché c'erano delle matite nere o comunque colorate con sopra la gommina della nuvoletta dell'arcobaleno, solo che erano tutte sporche, tutte, non ce n'era una, non ho trovata una pulita, erano tutte sporche di nero, di matita, non lo so, quindi quella non l'ho presa. Allora, anche in questo caso sono uguali, sempre il fogliettino con la tasca. Sì, in questo caso sono praticamente identici, cambia solo la copertina, però a parte il fatto che no, ok, qua sono gli sticker, sono identici. Vediamo, sì, non cambia niente. E la carta anche, le carte sono anche loro tutte uguali, vedete? Quindi se vi interessa il colore dell'album, dovete guardare in parte, cambia solo appunto la copertina dell'album e il resto è uguale per tutte e due. Adesso, già che siamo in ballo, vi faccio anche vedere le due o tre cosine che ho preso da Primark, che dovevo andarci per cambiare un paio di ciabatte e non ho resistito a prendere qualcos'altro in più. Allora, tra l'altro ho preso una felpa, che questa però è del mio ragazzo, quindi è grigia e nera con mezza cerniera che arriva fino a qui, il cappuccio dentro è felpatina, quindi è ancora un po' pesante, cioè è pesante ancora, non è leggera, vedete, dentro anche qua è felpata. Questa qua ha pagata 14 euro, molto carina. Poi ne ha presa un'altra tutta nera, che però in questo momento sta indossando, nera con la cerniera, una classica felpa nera con la cerniera in mezzo bianca. Quella ha pagata 11 invece. Poi ho preso questa bustina carinissima, super carina, con la cernierina da mettere, non so, dentro le cose della borsa, così dietro è trasparente. Questa pagata 2,50.
Poi, giusto per spendere ancora qualcosa, ho preso questa collanina con non mi viene, acchiappa sogni, a 2 euro, che c'è anche in versione oro. Questa è bellissima, secondo me, in tutta la catenina. Poi ho preso questo set a 1,50 euro. Ci sono dentro due matite, un abiro, un temperino, una gomma e un righello. Poi vi rimane anche l'astuccino, ovviamente. Adesso vediamo se riesco a aprirlo. Ah, perché c'era solo scotch, esatto. Io non l'ho visto. Ok. Forse l'ho rotto, forse no, non lo so, vedrò dopo di sistemarlo. Allora, ci sono le due matite. Questa qua, con la gommina. Poi c'è l'abiro, che fra l'altro si abbina anche leggermente con questo. Vedete? Fatto così. Non so che colore scrive. Blu. Questa scrive blu. Poi c'è il righello con colori pastello, diciamo. Poi il temperino e la gomma. Semplici, gommina e temperino a righe. Questo così. E poi direi basta. Ah no, no, sono stata alla Feltrinelli perché volevo vedere per dei libri e ovviamente sono uscita con tutto meno che i libri. Però questo si sapeva. Ho preso questi pastelli che non avevo mai visto, non avevo mai usato, dell'Osama. Sono 36 colori. Li ho pagati, non ho più il prezzo qui, non mi ricordo. Se non sbaglio, questi non mi ricordo. Proprio, vediamo se ho lo scontrino in giro. No, mannaggia. Vabbè, ho preso anche i pennarelli. Questi qua ce l'hanno il prezzo, sì. Questi pagati 8,90, 36 pezzi. In tutti e due ho speso 16 euro tra pennarelli e matite colorate. E ho preso anche questi, che anche questi non avevo mai provato, che hanno il tratto fine e largo. E io la mia fissazione, non riesco a parlare, per i pastelli pennarelli non finirà mai, perché sono piena fino al collo. E un giorno vi farò vedere tutto quello che ho. E aiuto. Bene, direi che posso finirla qui. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!